Eccoci qua e benvenuti in questo nuovo video. Oggi di cosa parliamo? Di Chucky. Chucky è la bambola assassina 2. Ieri sera ho visto questo film che è ambientato negli anni 90. Allora, L'episodio 1? sì. Sì. Vabbè, io non intendo perché non l'ho visto, quindi ti sto Era chiedendo. sul canale 49. Chucky, praticamente un bambolotto che doveva stare assieme con questo bambino che adesso non mi ricordo il Cioè, è un nome. bambolotto, in quel momento non è animato, è un bambolotto, sì, cioè un bambolotto di plastica, fine. Fine. Praticamente il bambino era orfano perché i suoi genitori erano morti nel film, si vede. Cliché classico, tu, No, ma classico. di una malattia, Ah, eh. ok, Non è quindi che non uccide nell'incidente, Chucky. non, okay, non c'era ancora Chucky in quel momento, non c'è ancora, è un E Chucky pupazzo. però entra all'orfanotrofio. La cosa che succede? Il bambino si porta insieme la bambolotta Chucky perché deve andare con la sua nuova famiglia in questa Cioè casa. viene adottato. Viene adottato, esatto. E praticamente in questa famiglia abbiamo padre, madre e figlia. Lo trattano bene, gli raccontano un po' la loro casa, dicono che questa è una statua di porcellana. E poi cosa che succede? Succede che a un certo punto Cioè come fa ad animarsi Chucky? Cioè, cosa Chucky succede? all'inizio era stato prodotto in un laboratorio che solo che prende una scossa, i medici, e la scossa va dentro al corpo della bambola. Che si anima. Che si anima. Quindi non è proprio un fantasma. Cioè, quello, il demone che c'è dentro Sì. Chucky non è un fantasma. Cioè, no, cos'è? È una meccanica. Cioè, nel senso, ha degli ingranaggi dentro e si Ha degli anima. ingranaggi perché avevano costruito tutto, poi esplode nel senso della corrente, si scottano i medici e si rianima Chucky. Ok. Vabbè, Chucky, perché aveva messo dentro la valigia e nella casa di questa famiglia e dice: iniziamo a uccidere Così qualcuno. per hobby, perché... Scusa, Chucky è cattivo perché, secondo te? Perché è un film horror e deve essere cattivo o perché ha subito qualcosa? Cioè, la malvagità di Chucky, secondo te, da dove parte? Cioè, non lo so, però il scopo di Chucky era fare l'amichetto con il bambino, ma Bambino. per poi ucciderlo. Ah, ma i Vabbè. genitori non sanno che Chucky è animato, giusto? Non lo Non lo sanno, sanno, lo sa figuriamoci. solo il bambino perché Certo. si vede che una scena nel film Chucky lo lega nel letto con un calzino Pure. in bocca. Ah, ecco. Cioè, quando i genitori arrivano, lui starà immobile, così. Un Poi grande, dopo classico. il bambino lancia via Chucky, dice che è stato Chucky, però non ci credono. A un certo punto, verso sera, no? Perché il padre dice: ascolta, lo buttiamo nello scantinato perché me ne voglio liberare. Chucky si arrabbia, immagino, Chucky si ovviamente. arrabbia, cosa succede? Il bambino va giù. Chucky è giù, che non c'era più perché era lì caduto, no? E intanto si è nascosto dietro a dei mobiletti e tutto. Vabbè, scende il padre perché il bambino prima nella cucina aveva preso tipo un frullatore, un Sì, cucchiaio, quelli che fanno quello è bii. le frusta uova, quello lì dovrebbe E perché si voleva scoprire se era proprio animato. Cade il padre, come succede che Chucky da sotto rompe le scale di legno Sì, e lui fa. padre. E il padre si rompe il collo e Manca. si spiaccica. Decedendo, purtroppo. Dopodiché, madre e figlia dicono: è colpa tua! E invece Colpa tua parlando al bambino. sì, e Ah, invece è sempre invece è stato Chucky. Chucky il Allora, maleficato. cosa che succede? Chiamano l'ambulanza. Nel frattempo si fanno indagini e tutto. E dopo un paio di istanti, il giorno dopo muore anche la madre Come muore con lei? la cucitura. Lei sta facendo i vestiti, Con la macchina da cucendo, sì, cucire? e Chucky cuce Ah, la cucita, la cioè è cucita. seduta sulla sedia. Chucky è andato lì, l'avrà tipo strozzata e si è Boh, cucita, terribile scena, morta. vabbè, un Nel classico, frattempo, proprio. la figlia adesso entra, lei è la protagonista perché deve Ok. La aiutare il. figlia più grande, la sorella La maggiore, giusto? sorella Sì. maggiore, sì. Chucky, indovinate dov'era? Sotto alle coperte del letto. Allora, Madonna. strozza la ragazza,
che sarebbe la figlia maggiore, però la ragazza prende il coltello che aveva già preso prima. Però Chucky lo prende, allora la ragazza prende una lampada. E gliela spacca addosso. Sì, e poi scappano. Poi cos'è che succede? Andando sempre avanti, Chucky prende adesso di mira la Beh, figlia. ovvio, cioè il figlio piccolo, nonché proprietario del bamboletto, è la figlia, la sorella. La sorella, cos'è che succede? Chucky va in macchina con la sorella maggiore e dice: guida, muoviti, perché intanto la stava inseguendo la Cioè, polizia. praticamente Chucky ormai si è manifestato nella Sì, sua malvagità totale perché anche alla ormai la sorella. sorella e il fratello lo vedono vivo perché lui Appunto. dovrebbe rientrare nel corpo del Vorrebbe bambino, impossessarsene e buttare via il impossessarsi. bambolotto, ma non ci riesce. Non ci riesce perché, allora, vanno tipo a 300 al loro modo per dire in auto e viene la polizia, perché intanto c'è dietro la polizia. Perché è eccesso di E velocità, Chucky giusto? dice: accosta, e io faccio La bambola, ho finta capito, adesso la bambola, un allora. Quella bambolotto e tu fai il scena io l'ho resto. vista. E praticamente il Poliziotto. poliziotto dice: un good guy, perché quella bambola gli scende sangue? Certe bambole fanno la pipì, invece questa qua perde sangue. Dieci Oh, lode. dieci Poi lodi. dopo cos'è che fa? Accelera con la macchina e lo fa sbattere fuori dal finestrino. E Ah, Chucky accelera e prende. frena e Sì, e sbatte, frena. esce, E Chucky ok. esce. A un certo punto cos'è che succede? Il punto finale per concludere tutta questa maledizione, perché poi Chucky riesce a prendere il bambino, vanno nella fabbrica di giocattoli, Dove è no? stato creato? Sì, dove c'erano un migliaia di Chucky. Tutti uguali, Sì, mamma adesso, mia. no, ma non erano vivi, era solo lui vivo. Ok. Poi c'è il rito, Adea, Duava, sì, è tipo un rito che per far ritornare l'anima nel corpo, ma non funziona. Vabbè, come muore Chucky? Cade giù una barra, nella mano gli si stacca perché era di gomma, si ficca Certo. dentro un coltello nella mano sinistra e poi dopo non muore così. Bensì. Va dentro nel macchinario delle bambole, no? Dove lo modificano con un paio Sì. di parti. Non muore, è al corpo e Si a. scioglie, No, no, mi sa, no, stritolato. al corpo e poi ha tipo una sedia a rotelle. Sì, no, ho capito, sì. E poi dopo cos'è che succede? Continua ad andare. Alla fine il ragazzo ce la fa e gli versa l'acido E addosso. si scioglie. Ma non finisce Ma non qua. finisce. Chucky, dovete sapere che quando lo danneggiano non finisce qua, c'è ancora un altro jumpscare dove si risuscita dentro l'acido. Ma poi cosa succede? Prendono tipo una cannuccia, cioè quei Sì, tubi, un li tubo. mettono in bocca, esplode la testa di E non c'è Chucky più. e non c'è più ed Oh. esce fuori tutto il sangue. Non l'ho visto, ma l'ho visto, nel senso non l'ho visto con te. Sì, una roba, Ah. Chucky c'è ogni sabato. Ok, però tu hai visto il film degli anni 90, questo, che, Sì. giusto? Ecco, è una saga anche questa. Abbiamo fatto un po' di tempo fa anche il video su Ghostface Scream. Se vogliamo vedere, nasce un breve, dovrebbe essere un film di Chucky, addirittura hanno fatto una serie televisiva, giusto? Dove la Sì, ma bambola attenzione, è Chucky, sopra. dovete sapere che ha anche un padre. Perché lui si è sposato con la Allora. madre. Succede così, l'attrice interpreta due parti, la bambola e lei nella realtà. Praticamente la bambola si chiama Tiffany, da qui il nuovo film che ormai è Alt, già stato ma la fatto. domanda è, però nel film che hai visto ieri, che si intitola La bambola assassina, Fine. c'è che la sua sposa lo metteranno più Quindi avanti. E poi possiamo. un altro è il Sid di Chucky, The Seed of Chucky, che è lì dove c'è anche il figlio Glenn, Che abbiamo visto in quel negozio di giocattoli, perché noi siamo andati in un negozio di modellismo e abbiamo visto che a vendono Milano. queste bambolazze, ma 200 euro, mica scherzi, delle riproduzioni bellissime, però
Però direi di raccontarlo quando vedrai bene quel film. Quando sarà Già così ora. hai spoilerato incredibile. Grazie per avermi riferito queste cose perché io non l'avevo mai seguito per intero. Comunque sia interessante, bella recensione. Così l'ho ascoltata anch'io stavolta. Ti ho fatto un po' di domande non preparate perché onestamente certe cose non le so. Ragazzi, buone bambole a tutti. Moltissime Lasciate moltissime bambole e dai bambole marziani è e tutto. tutto. Ciao Ciao, raga. ciao, ciao.